Ha preso il via dall'Isola d'Elba il campionato italiano regolarità a media 2020. Dopo l'annullamento di Campagnolo e Lana ed il rinvio della Coppa dei Fiori, è toccato all'Automobile Club Livorno tenere a battesimo la serie tricolore di AC Sport dedicata alla regolarità a media. Molto buona la partecipazione, che ha visto al via 20 equipaggi che lasciano ben sperare per il futuro del campionato. Gli equipaggi, dopo le procedure pre-gara, hanno preso il via da Capoliveri prima di affrontare le due tappe di circa 400 km totali e 8 prove di regolarità. Il primo acuto è lanciato da Gandolfo Pietropaolo su innocenti Mini Cooper della scuderia Grifone, che si aggiudicano le prime due prove prima di incappare in un errore sulla PM3 che lo vede precipitare in ottava posizione. A prendere il comando delle operazioni è il compagno di scuderia Marco Leva, navigato dal figlio Riccardo su Alfa Romeo Giulia GT del 1967, che non lascerà fino al termine la testa della classifica. È stata una gara molto impegnativa, difficile, divertente, e la cosa più complicata è portare su questi tornanti una macchina del 1967 con il motore di serie. Dietro i leader chiudono il rally dell'Elba Alexia Giugni e Laura Marcattili su Renault Alpine 110 del 1971, che ha riagguantato la seconda posizione solo all'ultima PM, dopo che una veemente rimonta del campione italiano in carica Maurizio Vellano su Audi 84 del 1983 l'aveva scalzata dalla seconda posizione, relegandola al terzo posto. Molto bella questa, è la gara che faccio forse per la quarta volta quest'anno, è la prima gara dopo quello che è successo nel mondo e quindi siamo doppiamente felici e strade esaltanti come sempre. Come detto, chiudono il podio gli alfieri del Classic Team Vellano Molina che dopo una falsa partenza sono costretti a recuperare e per tutti e due i giorni si devono accontentare della terza posizione. Come al solito l'Elba, difficile, duro, specialmente con un carro armato tedesco come questo che gli manca soltanto il cannone e i cingoli. Immagina tu, questo carro armato che pesa 40 quintali. Tra le scuderie e dominio incontrastato della scuderia del Grifone, che si presentava al via con ben 10 equipaggi. Nel primo raggruppamento, gara solitaria per i pluridecorati Marcattili e Gianmarino su Triumph TR2, autori di una gara senza acuti conquistano il raggruppamento e chiudono quinti assoluti. È impegnativa, con l'auto che era previsto farla, era un'altra, questa è arrivata due giorni prima, è in forma, ma credetemi che guidare con quest'auto del 54 su queste discese del Perone è stato, non so quanti chili ho perso, poi vedremo, lo conteremo stasera sulla bilancia, molto bella comunque. Sbagliato. Nel raggruppamento 3, dietro ai primi due dell'assoluta Marco Leva e Alexia Giugni, da segnalare l'ottima prova dello svizzero Christian Bonnet, navigato da Elena Solomattina su Lotus Elan del 1969, che chiudono terzi di gruppo e quarti assoluti. Maurizio Gandolfo e Ornella Pietropaolo conquistano il raggruppamento 4 e la classe fino a 1300 cc. Al secondo posto Carlo Pretti, navigato da Claudio Sparti, su Renault 5 Alpine del 1980. Terzo posto per Nicola Manzini e Roberto Ricci sul Lancia Beta Coupé 2000 del 1976, scuderia del Grifone. Gara molto impegnativa, bella, una macchina che incredibile su questi tornanti, andava come una scheggia. L'unica cosa, qualche persona del pubblico nelle ultime prove in mezzo alla strada, vabbè, ma quello non ci si può fare nulla. Mi sono divertito, sento un bel odore di puzza di bruciato di freni, che effettivamente giù di qua abbiamo fatto un po' di numeri. Comunque molto divertente. Ottima per quello che riguarda l'organizzazione, il percorso. Un po' meno per un errore che abbiamo fatto noi, comunque ci può stare, pensiamo di aver recuperato e contiamo di fare almeno il risultato dell'anno scorso. È abbastanza pesante, complicata, il Perone tre volte è dura,
è dura, comunque ci siamo divertiti, quello è l'importante. Nel quinto raggruppamento, dietro a Villano Molina, ottengono la seconda piazza Marco Gandino e Danilo Scarcella su Fiat Ritmo Abarth 130. I vice campioni 2019 non sono mai entrati in partita a causa di problemi con la taratura e hanno chiuso solo undicesimi nell'assoluta. Fabio Verdona e Marco Coscia su auto bianchi a 112 Abarth vincono la classe fino a 1300 cc del raggruppamento 5, dove giungono terzi. Per me era la prima volta, perciò mi sono divertito, l'importante era quello. A parte, vabbè, per il risultato non concorriamo, si può dire. Però ci siamo divertiti, però ci siamo divertiti. Il Circus del CIRM si sposterà ora a Sanremo per la seconda prova della serie, la Coppa dei Fiori.